Buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione flash del TG6. Per lasciare spazio a Diretta Stadio seguirà la partita fra Spal e Pescara. Iniziamo il nostro giornale dalla crisi demografica in Abruzzo, quasi 30.000 le persone che hanno lasciato la regione negli ultimi 6 anni, un vero e proprio crollo della demografia, quello che emerge dallo studio di Aldo Ronci, secondo cui l'Abruzzo è tra le prime regioni italiane per spopolamento. Giuseppe Dintino. L'Abruzzo sta perdendo gli abruzzesi e si attesta tra le prime regioni in Italia per declino demografico. In 5 anni, dal 2014 al 2019, quasi 30.000 abitanti hanno deciso di trasferirsi altrove. Insomma, è come se una cittadina delle dimensioni di Roseto degli Abruzzi fosse completamente scomparsa. E quanto emerge dallo studio di Aldo Ronci, economista che per anni è stato osservatore dei fenomeni demografici e migratori per CNA Abruzzo. Stando ai numeri, per 6 anni consecutivi l'Abruzzo ha segnato valori peggiori in termini di spopolamento rispetto alla media nazionale e il divario rispetto al resto d'Italia aumenta progressivamente. Dal 2014 il declino demografico in Abruzzo è stato 2,5 volte superiore rispetto alla media nazionale. Nella maggior parte dei casi ci si trasferisce a causa delle prospettive lavorative. La vicina Roma infatti sembra offrire maggiori opportunità di carriera, così come il nord Italia o addirittura altri paesi europei o lontani come l'Australia. Sembra più che plausibile quindi che quei migranti economici di cui tanto sentiamo parlare alla fine siamo proprio noi. Per non parlare poi dei giovani che scelgono di frequentare le università di altre regioni dove spesso rimangono anche dopo il conseguimento della laurea. E a dare il colpo di grazia al numero di residenti in Abruzzo sono stati i terremoti del centro Italia. Lo spopolamento riguarda principalmente le aree montane, dove i piccoli borghi registrano sempre meno abitanti, ma la perdita di residenti è stata riscontrata, seppur in forma molto più contenuta, anche in alcuni comuni della costa. La città che negli ultimi anni ha perso più abitanti è Sulmona. Ben 1.643 persone hanno deciso di lasciare la città di Ovidio. Sulmona è poi seguita da Ortona, Lanciano, Penne e Civitella del Tronto. Al contrario cresce Montesilvano e il comune che registra l'aumento più sostanzioso, 1.533 residenti in più. Crescono anche Francavilla, San Giovanni Teatino, Vasto e Roseto. A mettere una pezza al declino demografico ci pensa l'Unione Europea. Il FESR, il Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, prevede che almeno il 5% delle risorse assegnate a livello nazionale debba essere destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città di riferimento. Ma la Regione Abruzzo ha deciso di destinare queste risorse ai soli 4 capoluoghi di provincia, criterio diverso questo rispetto a quello utilizzato da altre regioni italiane. In Toscana, ad esempio, i fondi europei antispopolamento sono destinati a Firenze, ma anche ad altre 14 aree urbane funzionali. E mentre l'Abruzzo sta venendo scoperto da un numero sempre maggiore di turisti, anche extracomunitari, la regione continua però a perdere abruzzesi. Per ironia della sorte, infatti, sono proprio le aree montane, quelle che maggiormente subiscono il fenomeno, ad aver registrato l'incremento maggiore di turismo. L'Abruzzo quindi diviene sempre più attrattivo per i visitatori, ma sempre meno per gli abitanti, che scelgono di far vela verso altrove nell'esercizio dell'inalienabile diritto a migliorare la propria condizione di vita. Il sindaco di Teramo ha emanato un'ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la primaria Noè Lucidi fino al 28 di novembre prossimo. La decisione è stata assunta sulla scorta dell'indagine epidemiologica effettuata dalla ASL e dei referti dei tamponi diagnostici molecolari su alunni e docenti che hanno evidenziato altri 34 positivi in diverse classi. Di conseguenza la ASL ha consigliato di prolungare la didattica a distanza, non rilevando altresì la necessità di ulteriori interventi di sanificazione. Dopo l'ok della Regione Abruzzo, da fine mese partiranno nelle farmacie i test sierologici per studenti delle scuole e successivamente per tutti i cittadini. Federfarma è al lavoro, così come le altre associazioni di categoria delle farmacie. Sentiamo Paolo Renzetti.
Le farmacie della nostra regione potranno effettuare i test sierologici, dottor Zenobi, è così? Sì, abbiamo fatto noi un accordo con la regione, con l'assessorato, abbiamo cercato di venire incontro il più possibile a quelle che sono le esigenze della cittadinanza, quindi si partirà tra, credo, fine mese, non appena saranno disponibili appunto questi test, a effettuare test sierologici innanzitutto sui soggetti del mondo scuola, quindi insegnanti e corpo docente non docente e familiari conviventi. Questo a titolo gratuito, quindi a carico del Servizio Nazionale. Test sierologico che ci darà chiaramente l'indicazione dell'eventuale contatto del soggetto con il virus. Qualora il test sierologico dovesse dare un risultato positivo, chiaramente i risultati sono caricati sulla piattaforma della ALS e il paziente dovrà poi fare chiaramente un tampone. Per tutti gli altri soggetti invece i test saranno a pagamento. Vogliamo spiegare, dottor Zenobi, che cos'è il test sierologico che non è da confondere con il tampone rapido? Il tampone rapido è un tampone che si fa su materiale biologico, quindi nasofaringeo. Il test sierologico si fa con un prelievo capillare, quindi una goccia di sangue dal dito, e è come un test di gravidanza per capirci come rapidità, solo che si fa con le urine. Si mette questa goccia di sangue su una saponetta e in un tempo definito si ha un risultato che, ripeto, dà un valore quantitativo e qualitativo di presenza di IgG e IgM. Una donna positiva al coronavirus con una gravidanza a rischio e affetta da più patologie è già sottoposta a intervento chirurgico in precedenza, ha dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, al Policlinico di Chieti con taglio cesareo. La positività le era stata diagnosticata pochi giorni fa, prima, durante e dopo il parto c'è stato un intenso lavoro d'equipe fra la direzione medica, la ginecologia e ostetricia, la neonatologia e la terapia intensiva neonatale, l'anestesia e la rianimazione, oltre alla pneumologia, che hanno condiviso la scelta di far nascere subito i bambini per ridurre i rischi. I neonati sono in perfette condizioni di salute e sono risultati negativi al coronavirus. La mamma ha superato bene l'intervento. Adesso cambiamo argomento. Assegnazioni, alloggi ed abusivi. Arriva la denuncia del consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo e vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Allacci abusivi dunque, e torna la questione delle periferie. Vediamo. Sì, qui abbiamo un problema serissimo che sto denunciando oggi, che purtroppo c'è ancora un'abitazione assegnata ad un latitante, quindi un alloggio popolare assegnato ad un latitante, e questa è una cosa gravissima. Nonostante sia stato cristallizzato l'allontanamento dall'abitazione, io da un anno sto lavorando per cercare di emettere un provvedimento di decadenza, purtroppo devo constatare che oggi sembrerebbe non essere stato emesso. Dal provvedimento di decadenza passano altri 7 mesi per eseguire l'allontanamento e io mi chiedo perché non è stato fatto un anno e mezzo fa, da quando si è scoperto questo caso eclatante. Secondo ordine di problema, ci sono ancora due spacciatori, un paio di spacciatori di droga che minano la tranquillità di questo posto, turbano la pace sociale, spacciano droga fino a tarda notte, fanno festini fino alle 3:30, alle 4 di notte, i cittadini non ce la fanno più, non riescono a dormire, vedono questi movimenti sospetti, ci sono ancora allacci abusivi alla corrente elettrica, furti di corrente elettrica, e poi udite udite, su 80 appartamenti, qui abbiamo 20 appartamenti vuoti, murati, non assegnati, nonostante vi siano a Pescara 750 persone che attendono un alloggio popolare, persone per bene, cittadini onesti, e qui devono starci 20 appartamenti vuoti non assegnati, ed è uno scandalo. E poi tutto il degrado sociale, qui gettano ancora la spazzatura dal quarto piano, dal terzo piano in mezzo alla strada, non c'è un asfalto a norma, potete vedere. Ecco, io chiedo alle istituzioni di intervenire e fare presto, è già troppo tardi. Chi si rivolge in particolare? Beh, mi rivolgo al proprietario delle case, che è la Regione Abruzzo e l'Ater, e al Comune di Pescara, perché loro due, Regione e Comune, hanno competenze specifiche per fare questi provvedimenti. Adesso lo sport, la Serie C, grande sfida domani per il Teramo, che va a far visita alla capolista ternana da seconda della classe, unico assente tra i biancorossi, l'ASIC, che rientrerà la prossima settimana, quarta gara in pochi giorni per il Diavolo, ma Paci si dice fiducioso, l'ascoltiamo. Noi fuori casa abbiamo dimostrato di giocarci le partite, ma non fino in fondo, come l'ultima a Catanzaro, anche a Potenza, quindi la capacità competitiva passa lì, dalla calma, quella che hai detto tu, dalla tranquillità e dalla serenità nel riuscire ad affrontare certi tipi di partite.
domani è una partita di queste, perché giochiamo in un campo difficile e quindi ci vuole calma, soprattutto nei momenti, sotto i momenti di pressione, ci vuole serenità, ma per questo ci stiamo lavorando, perché sappiamo che fuori casa dobbiamo migliorare quell'aspetto, quel tipo di aspetto, ma sono sicuro che domani vedremo passi in avanti da questo punto di vista. Asik è fuori ancora, rientra oggi e quindi dalla settimana prossima credo che sarà a disposizione. Che tipo di partita dovremo affrontare? Ma noi dovremo intanto riuscire ad essere competitivi, cosa che secondo me non si è stati a Catanzaro. Essere competitivi significa essere in partita e avere quella calma e quella tranquillità per gestire i momenti di pressione e gestire le situazioni. Dovremmo fare la partita, loro sono una squadra forte nelle individualità, hanno un gioco abbastanza codificato, ma la loro forza sta nei duelli, nelle individualità che riescono a saltare l'uomo. Sapendo questo, noi dovremmo sfruttare gli spazi che si verranno a creare, perché è una squadra che concede molto e quindi il nostro gioco di ripartenze dovremmo essere bravi a sfruttarlo, perché loro è una squadra che concede. Quindi la partita dal punto di vista tattico è questa, dal punto di vista mentale, come ho detto prima, è una partita che dovremmo essere bravi a giocarcela, cosa che non si è stati molto bravi a Catanzaro, ma è un processo di crescita e sono convinto che domani noi possiamo far bene, perché dal punto di vista caratteriale sappiamo che dobbiamo migliorare, è una sfida per noi domani riuscire ad essere competitivi. Sono convinto che ci riusciremo, sono convinto che ci giocheremo la partita, poi nel calcio il risultato è sempre aperto, ma io sono molto fiducioso per domani. Spal e Pescara sono ancora sullo 0-0 quando si è al 12° minuto del primo tempo, linea adesso che torna a diretta stadio e TG6 invece ritornerà alle ore 19. Grazie e buona giornata.